Si è concluso ieri, domenica 7 luglio, il primo festival di musica, arti e canti Arvì di Montorri al Vomano con la Dunata degli Alpini. Circa 2000 penne nere di 60 sezioni hanno sfilato lungo il centro storico per poi confluire il largo Dom di Paolo Antonio. Il capogruppo della sezione Alpini di Montorrio, Rocco De Angelis, si è detto molto soddisfatto del risultato e del livello raggiunto dalla sfilata, grazie al lavoro fatto dai componenti dei vari gruppi alpini e all'aiuto delle associazioni, che è stato fondamentale. De Angelis poi ha voluto menzionare il 150enne dalla costituzione dell'Associazione Nazionale Alpini, che continua a portare avanti i valori fondamentali dei padri fondatori. 18 sono state le giornate, con eventi svolti presso Largo Tom di Paolo Antonio e il Chiostro degli Zoccolanti, con l'obiettivo di riportare a Montorri al Vomano la tradizione con i cori abruzzesi e tanti spettacoli dal vivo. Nel weekend le penne nere hanno voluto ricordare i caduti della Seconda Guerra Mondiale e l'odissea patita dai soldati nella guerra di Russia. Rocco De Angelis ha sottolineato l'importanza di ricordare chi è caduto nell'adempimento del proprio dovere, sacrificandosi per far sì che altri potessero tornare indietro. È stato un atto di ringraziamento e di scuse verso chi non ha avuto la piena vicinanza della nazione, perché sotto il cappello con la penna c'è una persona che cerca di fare il proprio dovere per il suo territorio e la sua patria.